Io ho 30 anni, a 28 nell'ottobre del 2018 ho scoperto di avere un tumore al seno e la mia vita si è un attimo stravolta. Sono quasi alla fine della terapia e è andato tutto bene. Oggi, esattamente un anno fa, ho fatto l'intervento. Mi sono sentita persa per un attimo. Poi ho capito che dovevo affrontare la cosa e la dovevo affrontare con tanta forza. Ho Non c'era tempo di perdersi, di piangersi addosso, dovevo reagire subito. Ho pensato a mia madre e mio padre, ho avuto un po' di sensi di colpa, però non è stata colpa mia e questo me l'ha fatto capire il dottor Loparco che mi ha aiutato tanto. Mi sono affidata ai medici dell'ospedale Perrino e ho iniziato il percorso con la dottoressa Capodieci. Accade che devi iniziare delle terapie che non sono proprio una passeggiata, però con l'aiuto dei medici e della famiglia, nel mio caso, e delle amicizie, si affrontano bene. I miei capelli viola li ho sempre portati colorati, tranne il periodo della terapia, perché ho fatto il casco per non perdere i capelli, però ho sempre avuto i capelli in testa e questa è una cosa molto molto importante. Come stai ora? Benissimo. A ottobre mi sposo, forse, coronavirus permettendo. Francesca, come tante altre ragazze, come tante altre donne, è uno dei casi emblematici di come può funzionare la Breast Unit. La Breast Unit è un organismo multidisciplinare, cioè tutti i soggetti che si occupano del cancro della mammella, dal radiologo al chirurgo plastico, il radioterapista, il medico nucleare e l'oncologo medico, sono intorno al caso e definiscono qual è il miglior percorso terapeutico per la paziente. La fortuna vuole che a Brindisi abbiamo tutte le caratteristiche necessarie per gestire al meglio un cancro della mammella. In questa sala che avete appena visto, ogni settimana ci riuniamo tutti per la Breast Unit di martedì, per la discussione degli altri casi il mercoledì, gli altri casi che non sono mammella, per discutere appunto ogni singolo caso, viene proiettato il caso singolo anche con le immagini. Nelle stanze dell'ospedale ci sono delle foto che sono state regalate dall'Associazione Cuore di Donna, sono tutte nostre pazienti che hanno fatto terapia e che hanno fatto una mostra anche a Palazzo Nervegna, foto di donne sorridenti. L'emblema di questo calendario è Monica, che si è sposata dopo essere stata nostra paziente. Sono un messaggio di speranza per i pazienti che mentre fanno la terapia vedono altre donne che sorridono. Questo è il famoso caschetto refrigerato, una paziente è appena andata via, ancora freddo, è un casco in silicone di ultima generazione che è collegato a una macchina che porta appunto la temperatura del cuoio capelluto molto bassa, per cui appunto la chemioterapia non arriva nei bulbi piliferi. Grazie a questa cuffia non si perdono i Nel capelli. 72% dei casi non si perdono i capelli. Qui è un centro di senologia interventistica. L'urgenza in senologia è costituita dalla percezione di un nodulo nuovo o la secrezione di sangue dal capezzolo. Quindi la paziente poi viene sottoposta a tutte le indagini, appunto di primo livello come mammografia, visite d'eco, poi qualora si dovesse palesare la necessità di fare un prelievo colago, la paziente accede qui. Qui abbiamo la possibilità di fare tutti i possibili tipi di prelievi, attualmente diciamo in uso sulla mammella, e una volta che viene concluso l'iter diagnostico con tutte queste indagini,
eventualmente completato da un esame di risonanza magnetica, la paziente viene, qualora vi fosse la necessità, avviata ad un percorso o chirurgico o terapeutico. Tutti i centri di senologia dell'ASL di Brindisi sono ormai dotati di mammografi digitali in tomosintesi, quindi in 3D, che permettono uno studio più accurato della paziente. Questo è un tavolo per eseguire microbiopsie con guida mammografica, vacuum assistita. Si tratta di un'installazione recentissima e una delle primissime installazioni in Puglia e nel sud Italia in genere. L'intervento chirurgico viene dopo un'accurata discussione della paziente, dopo il primo momento del meeting interdisciplinare fatto anche con gli altri specialisti, poi noi chirurghi senologi insieme ai chirurghi ricostruttivi, quando sia richiesto il loro intervento, discutiamo dettagliatamente il caso. Ogni singolo caso ha una sua storia, ogni singolo caso ha un suo personale approccio. Pazienti candidate magari in altri posti dove non esistono le breast unit a interventi demolitivi, dove ci sono le breast unit, grazie al lavoro di equip riescono ad avere degli interventi conservativi. E qui accanto a me c'è il dottore Mario Gazzabin, che è il responsabile appunto della unità operativa di chirurgia senologica ricostruttiva e che insieme a me, al mio staff e lui con il suo staff lavoriamo appunto quotidianamente fianco a fianco. A volte possiamo ricostruire la mammella immediatamente, al momento stesso della mastectomia, in un'unica tappa. Altre volte invece abbiamo necessità di tappe successive, a secondo questo del tipo di tessuti, del tipo di tumore, del tipo di patologia. Cioè questo tipo di procedura è cosiddetta custom made, è praticamente personalizzata sulla paziente. Non ci sono limiti di età, noi evitiamo solamente alcune pazienti che hanno dei particolari tipi di tumore, che è il carcinoma infiammatorio, che controindica una ricostruzione immediata. È ovvio che ci deve essere una motivazione da parte della paziente, noi cerchiamo di far comprendere, questo lo diciamo soprattutto noi plastici, il fatto che la paziente ha giustamente un timore al momento della comunicazione della diagnosi, quindi del timore per la patologia, con la quale convive per alcuni mesi finché non viene operata, farà la chemio. Per tutta la sua vita poi conviverà con una mammella ricostruita, si guarderà allo specchio e vedrà il seno che le è stato ricostruito, quindi è importante per noi lasciare la minima, come dire, ferita psicologica. Questa è la radioterapia dove si effettuano i trattamenti, nel caso specifico della mammella, per lo più post-operatori. Allora, qui c'è in corso un trattamento proprio per una neoplasia della mammella, è un trattamento post-operatorio, cioè la paziente è già stata operata e quindi completa il programma di cura con la radioterapia sulla mammella residua. Siccome non è stata asportata tutta la mammella, e potrebbero esserci delle cellule a distanza del nodulo asportato, la radioterapia serve a distruggere queste cellule eventualmente residuate. Questo è il nuovo arrivato, è un acceleratore da sala operatoria per la radioterapia intraoperatoria. È ancora imballato perché deve superare le prove di accettazione. Nello specifico dei tumori della mammella, può essere utilizzato per irradiare durante l'intervento il letto operatorio, cioè il luogo dove c'era il nodulo tumorale che è stato asportato, e quindi questo evita di eseguire successivamente la radioterapia perché viene eseguita contestualmente all'intervento chirurgico.
Il valore delle OBLEST è proprio l'unione di questo gruppo di multidisciplinare e la capacità che abbiamo avuto in ASL è stata quella proprio di tenere unito un gruppo di professionisti. Il percorso che segue la donna, che è un percorso delicato, è un percorso completo, un percorso sicuro. Oggi ci manca qualche posto letto magari da dare al dottor Burlizzi e renderlo, come dire, autonomo e distaccato dalla chirurgia plastica. L'obiettivo nostro è quello di non avere una lista d'attesa. Per questo dobbiamo sempre, come dire, equilibrare l'investimento nelle risorse umane rispetto a quello che sono le esigenze e il fabbisogno della popolazione, dell'utenza che viene a curarsi da noi.